alla fine di questo incontro si decise di fare una jam session in questo luogo, che è il luogo delle jam session, il luogo del jazz. Ma non c'erano musicisti di jazz, apparentemente, l'unico musicista di jazz ero io. Ma c'era Ezio e suonava il contrabbasso in una maniera incredibile, era un virtuoso straordinario. E devo dire che in quel momento di jam ci fu questo rapporto che si creò strettissimo con me, proprio perché probabilmente eravamo i due improvvisatori di quella serata e fu un momento bellissimo che ricorderò per sempre.